Bentornato nel mio canale News. Ultime notizie aggiornate oggi. Un video, diffuso su social e tornato di dominio pubblico, potrebbe aprire nuovi scenari per il futuro della coppia. La separazione tra Francesco Totti e Ilaria Blasi continua a far discutere. I due si sono detti addio attraverso due comunicati, annunciando la fine del loro matrimonio. Da quel momento in poi si sono scatenate le voci insistenti su nuove presunte relazioni della coppia. Mentre il nome di Noemi Bucchi è stato più volte confermato, c'è ancora grande riservo sul possibile partner della Blasi. Un video postato sui social potrebbe regalare però un nuovo indizio. Per alcuni settimanali di gossip, intorno ad Ilaria ci sarebbe un vero e proprio uomo del mistero. Ma di chi si tratta? Tutti i possibili flirt sono stati piano piano smentiti, da Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez, ad Alessio Lapadula, ballerino con il quale partecipò ad un programma televisivo, fino a Cristiano Iovino e all'attore Luca Marinelli. Piste che però sono svanite nel nulla. Più concreta, secondo i giornali specializzati, la possibilità che Ilaria abbia una storia con un uomo del nord Italia. Forse di Milano. Ilaria nutrirebbe una simpatia davvero molto forte per un caro amico dell'ex. A condividere l'informazione è stato il settimanale Nuovo, seguito a ruota da Diva e Donna, che ha aggiunto ulteriori dettagli. L'uomo vivrebbe a Milano, nella città in cui la conduttrice vorrebbe trasferirsi. Ma secondo i ben informati una clausola del contratto matrimoniale con Totti le impedirebbe di lasciare Roma. L'ex capitano giallorosso l'avrebbe imposta, proprio perché non ha intenzione di perdere la possibilità di vedere i suoi figli. Ma chi sarebbe questo nuovo compagno di Ilaria? Nessuna traccia del nome. Qualcuno, ironizzando sulle interviste rilasciate dalla conduttrice del Grande Fratello in passato, ha ripreso il video di una vecchia intervista rilasciata dalla Blasi alla trasmissione Beve, condotta da Francesca Fagnani. Il nostro matrimonio non potrebbe sopravvivere ad un tradimento, dichiarò. E quando confermò di avere ancora il tatuaggio con le iniziali F, Ilaria e Francesco, la Fagnani ironizzò, male che va, ti troverai un altro che inizia con la lettera F. Lapidaria la risposta di Ilaria, sì, infatti. Sarà proprio così? Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.